Siamo con Nicoletta Pizzutti. Chi è Nicoletta Pizzutti? Nicoletta Pizzutti è un tecnico nutrizionista, e vuol dire che sono laureata in produzione animale e specializzata in nutrizione e benessere e mi occupo principalmente di formulare diete naturali per animali domestici. Cosa sono cucina casalinga e BARF? BARF e cucina casalinga sono due tipologie, o meglio, due filosofie di interpretazione delle diete naturali. La dieta naturale è somministrare al cane, al gatto, un animale domestico, alimenti composti da materie prime fresche, soprattutto. La differenza che noi intendiamo tra BARF e casalinga sta soprattutto nel somministrare alimenti crudi per quanto riguarda la BARF, con presenza di ossa, e alimenti cotti per quanto riguarda la casalinga. In realtà il termine casalingo è fuorviante, nel senso che è una traduzione di homemade, della tecnica homemade che è di derivazione americana, che significa semplicemente fatto in casa, ma che non discrimina il crudo dal cotto, in realtà. E perché scegliere quindi un'alimentazione naturale? Principalmente perché è un'alimentazione controllata dal proprietario, che sa cosa mette nella ciotola, e sa in che quantità e sa di che qualità, cosa che con l'alimentazione industriale viene lasciata all'industria del mangime, la scelta dei prodotti e delle materie prime, ed è una scelta sicuramente più salutare per il cane. E l'unico difetto, se vogliamo intenderlo come difetto, è che è un'alimentazione che va fatta sul soggetto. Non c'è una formula standard per tutti i cani, e è un difetto tra virgolette, perché ogni proprietario ha sotto mano, ha tra le mani l'alimentazione del proprio cane, quindi sa cosa dare da mangiare, sa quando e sa come. Molti hanno paura che l'alimentazione naturale sia troppo impegnativa a livello proprio di tempo ed organizzazione. Sicuramente mettere delle crocchette nella ciotola in termini di tempo è velocissimo. In termini di qualità di tempo, no. Con una buona organizzazione e con una buona voglia di fare, anche l'alimentazione naturale può essere facile e ben gestita. Se ci facciamo da mangiare per noi almeno 3 volte al giorno, una ciotola in più non è niente di che. Giustissimo. Quali sono i vantaggi che può trarre il Golden Retriever, nello specifico, dall'alimentazione naturale? Il Golden è un animale, è un cane un po' particolare, nel senso che avendo questo pelo lungo e un tipo di pelo particolare, perché è idrofobico, ha delle necessità che sono un po' diverse rispetto agli altri cani. Ha sicuramente un fabbisogno di proteine superiore, proprio per permettergli di costruire il pelo lungo, ma anche un fabbisogno in acidi grassi, soprattutto omega 3, per permettere al pelo di costruire la membrana, di diventare impermeabile e renderlo funzionale al lavoro che deve fare il Golden. E qual è la maniera corretta per intraprendere questa strada? Un'alimentazione naturale si deve intendere non come dare gli avanzi della cucina o gli alimenti che abbiamo noi in frigo al cane. Il cane ha una fisiologia che è completamente diversa da quella dell'essere umano e del gatto, quindi il primo passo per passare a un'alimentazione naturale è sicuramente contattare un professionista, un nutrizionista come me, un veterinario nutrizionista. Dove per professionista intendo qualificato, cioè che abbia fatto degli studi idonei e corretti per darvi una formulazione coerente col vostro soggetto. E da lì in poi un congelatore è fondamentale. Verissimo.
Allora, ti ringraziamo molto, Nicoletta, e se qualcuno di noi volesse contattarti, come ti trova? Allora, io posso essere contattata tramite il gruppo che abbiamo su Facebook, che si chiama Rowe & Homemade, e da lì solitamente è il contatto più facile e si prendono i vari accordi. Perfetto, allora grazie mille, ci fai un saluto ad Anima Golden? Ciao!